Salve a tutte e tutti, eccomi di nuovo per un'altra merendina. E sono le 19:19. Vediamo come mi filma questo artefatto. Io spero che tutti voi stiate bene. Io naturalmente faccio quello che posso per stare bene e naturalmente per trattarmi bene faccio un'altra merendina. Questa volta i grani di biscottino rotondi sono di cioccolato nero solamente. Io devo ancora editare l'altro video che ho fatto di gastronomia casareccia, come fare merendina di pomeriggio. Cioccolato. Voglio vedere come filma il tablet. Ho visto molti bei video della gente iscritta al mio canale. Cari amiche ed amici, vi dicevo, no? Nell'altro video che metterò insieme a questo, non so come si fa che voi mi mandate delle foto o dei video facendo a Catà de Villo e io metto quelle scene, quelle foto al finale dei miei video, soprattutto di i miei commentari ai libri che leggo. E adesso voglio vedere che formato ha questo video fatto con il tablet Eurocase EUTB 710 MDQ. Perché è strano, dice che c'ha 2 megapixel di camera, però filma in 720x1280. Il Galaxy Young filma a 2 megapixel 320x240 e quindi io non so perché il tablet filma con una risoluzione molto maggiore. Ah, e poi il Nokia Asha, che è di mia madre, filma. Tutti hanno la protezione, meno il tablet. Filma a 3,2 megapixel, però in un formato VGA, 640x480. Sarà che da adesso i dispositivi hanno un formato di foto e video più grande, però con una bassa risoluzione. Boh.
Questo lo domando agli esperti che sono iscritti al mio canale. Come mai adesso i tablet che hanno 2 megapixel di camera filmano a 720x1280, mentre il Galaxy Young, che filma sempre a 2 megapixel, filma 320x240, cioè un quarto di VGA? No, la metà, dovrebbe essere la metà di VGA. Adesso vi faccio vedere come, avendo finito il dolcetto liquido tipo budino con perline di biscottino croccante bagnate di cioccolato nero di pasticceria, io bevo perché mi mette sete. State a aspettare. Latte. Beh, ho fatto questo video di prova per vedere due cose. Innanzitutto come filma e poi con quale audio, perché questo tablet è bello, però a volte mi fa una voce tipo Paperino. Ho già fatto un video per Google Plus, mi fa una voce, peccato, non so che cosa abbia. Mi raccomando allora. Salute a tutti e se volete, facendo accattatevillo, mandatemi foto o video, magari se siete in tanti anche meglio, che io li metto in coda ai miei video. Mandatemi dei video, magari registrateli e caricateli nel vostro canale di YouTube come Common Creative, lì dove dice diritti d'autore, no? Invece di mettere standard, mettete Common Creative, poi comunicatemi che avete caricato un video perché io lo posso utilizzare nei miei video, perché ho visto che molti di voi hanno una forma creativa di utilizzare video e foto di altri, dei loro fan, e siccome a me YouTube mi ha detto tu hai iscritti come per riempire uno stadio, allora io voglio rendervi compartecipi delle mie creazioni. Fate così, accattatevillo, come potete vedere nei miei video dell'angolo letterario, nei quali commento dei libri e io inizio cioè vedete quei video che ho fatto sui libri e vedrete quello di cui sto parlando, no? Se fate un gesto così, no? Accattatevillo, magari fatelo in forma creativa, siete in 8, 10, decidete voi chi lo deve dire, accattatevillo, se lo dite tutto in coro, uno alla volta, fate un unico gesto, eccetera, con l'indice, no? Accattatevillo, e poi vedete il video, i miei video e saprete. Ciao!